La Don Carlo Misilmeri cerca nuovi punti per avvicinarsi alle primissime posizioni del girone A di eccellenza, ma di fronte c'è un Resuttana San Lorenzo che a propria volta ha bisogno di punti per evitare la beffa della retrocessione, del ritorno in promozione. Tanti ex da una parte e dall'altra. Fischio d'inizio affidato al signor La Malfa di Palermo per una sfida che entra subito nel vivo, come stiamo per vedere. Passano infatti una trentina di secondi. C'è la prima scorribanda di Raimondo Lucera che arriva sul fondo, viene messo giù, direttore di gara, non ha dubbi, calcio di rigore in favore della Don Carlo Misilmeri. Dal dischetto si presenta proprio l'ex giocatore del Palermo che sfida compagno, lo spiazza con il destro e dopo 1 minuto e 35 secondi di gioco cambia subito il punteggio al Giovanni Aloisio di Misilmeri, sblocca la partita la Don Carlo Misilmeri, l'abbraccio tra Raimondo Lucera e il direttore sportivo Aurelio Lobianco. Poi c'è una palla non gestita bene dalla Don Carlo, incespica Giuliano, lo va a fermare Corsino che si invola, è un 3 contro 1, ma la palla è sbagliata per Maniscalchi che non riesce nel tap-in a tu per tu con Marino. Poi calcio di punizione per la Don Carlo Misilmeri con la volée di Giuliano, blocca senza grossi problemi Nanni Compagno. Veniamo al 18esimo, calcio di punizione, sulla palla c'è proprio Ferdinando Maniscalchi, la palla messa bene col sinistro, c'è una deviazione decisiva a negare il tap-in sul secondo palo a Giovenco. Poi bella palla recuperata da Lonigro che innesca la ripartenza di Raimondo Lucera, va a sfidare Corsino. Raimondo Lucera ancora serie di finte, dribble numero 7 avversario e poi col sinistro impegna Compagno, ma la palla va comunque dentro. 18 minuti, quasi 19 sul cronometro, 2-0 per la Don Carlo Misilmeri, doppietta per Raimondo Lucera che dunque festeggia così la conferma nell'11 di partenza tra le fila della Don Carlo Misilmeri. Poi a metà del primo tempo c'è questo calcio di punizione, la sponda al centro e non riesce a trasformare Santoro, ma pochi secondi dopo palla recuperata dalla Don Carlo, ancora si invola Lucera a tu per tu con Compagno, ci sarebbero un paio di compagni liberi al centro ma non c'è il tempo di servirli, bravo Compagno con l'uscita a valanga. 26 e 30, Manfredi recupera una bella palla, poi calcia con il destro e questo è un gol capolavoro di Vincenzo Manfredi, ancora a bersaglio in casa il caprone, il numero 7 biancorosso che porta a 3 le reti della Don Carlo Misilmeri, partita praticamente in ghiaccio per la squadra di mister Salvatore Aronica. Ancora l'abbraccio con i compagni in panchina per il cannoniere della Don Carlo Misilmeri che non si ferma. 28 minuti e mezzo, Fricano serve al centro, prova a servire Sino, poi c'è il tentativo bloccato dalla difesa del Resuttana San Lorenzo, un po' in difficoltà, alla fine risolve in qualche modo con la palla che finisce fuori dalla linea di fondo. Ultimi minuti di primo tempo, tutti appannaggio della squadra nerorosa con la carica suonata da Gabriele Giovenco, conclusione potentissima che finisce sul palo dopo la deviazione di Marino, ma passa meno di un minuto ancora, Giovenco capitano per l'assenza dal primo minuto di Giampiero Clemente, conclusione ancora col destro, ancora sul palo, questa volta a Marino battuto. L'ultima occasione del primo tempo ce l'ha proprio il Resuttana San Lorenzo con questo colpo di testa di Vignone respinto da Marino e poi si va tutti negli spogliatoi sul 3-0 in favore della Don Carlo, una Don Carlo che parte forte nel secondo tempo con la discesa di Giacomo Fricano che si prende tutta la fascia per la palla recuperata da Manfredi, messa al centro per il tiro di Lucera che si perde fuori, ma poi Lucera serve l'assist a Federico Sino, il break del centrocampista classe 2004 che arriva in area e poi con una rasoiata di destro batte Compagno. 8 minuti di gioco, 4-0 Don Carlo, segna Sino, secondo gol in campionato per lui contro la squadra che l'anno scorso l'ha visto protagonista nel campionato riservato agli juniores. È partita ormai praticamente chiusa, dall'altra parte entra anche Giampiero Clemente ma Resuttana che si affida ad altre armi. Qui conclusione di Pucci dalla distanza con palla che si perde sopra la traversa, poi il break di Danilo Ambro che vede Federico Matera appena entrato in campo, il numero 17 della Don Carlo, se la porta sul destro, la fa girare, scavalcato Compagno ma scavalcata anche la traversa. Poi entra anche Piero Concialdi che prova a prendersi la scena alla sua maniera, sgroppata, poi la sterzata sul sinistro, la conclusione dal limite dell'area e per poco non fa saltare il banco Piero Concialdi che poi ci riprova 2 minuti dopo su calcio di punizione. La parabola è perfetta ma è bravissimo Nanni Compagno a mettere il pallone in calcio d'angolo, si risveglia dall'altra parte
il risultato con questo scambio tra Gallo e Giovenco. Proprio Gallo mette al centro il pallone, salvataggio decisivo di Simone Giuliano. Siamo 8 minuti alla fine, la virata di Concialdi che poi sterza su una banconota da 5 euro e riesce a metterla là dove compagno non può arrivare. Torna al gol Piero Concialdi, 5-0. A 8 dalla fine suggella e sigilla il ritorno alla vittoria della Don Carlo Misilmeri, che poi nel finale lascia un paio di palle gol. Qui è ghiottissima quella capitata sui piedi di Giampiero Clemente, che da due passi sbaglia il tap-in più facile forse della sua carriera. Un minuto dopo ancora Giovenco, palla sulla destra, ancora per Giampiero Clemente che si porta dall'altra parte. Bravo questa volta nell'uscita a valanga Simone Marino. Rimane inviolata la porta della Don Carlo Misilmeri, che dopo questo rinvio sente i tre fischi, vede arrivare una bella vittoria contro il Resultana San Lorenzo, che ora rischia seriamente da Sportisi. È tutto, alla prossima.